Eccoci qua, buonasera a tutti, stavo per dire buongiorno, in realtà è buonasera, possiamo iniziare a dire buonasera a tutti, che bello vedervi davanti, vi ho tutti davanti agli occhi, siete tutti così, così belli siete, grazie di essere qui, ringraziamo anche chi da casa che ancora ci segue nelle diverse piattaforme. Ormai è tempo di estate, tutti sbracciati, insomma, sentiamo il caldo, ma estate anche perché è venuta a trovarci la famiglia Stefano e Tiziana. Quindi un caloroso abbraccio a voi, con la vostra venuta possiamo ufficialmente dichiarare che l'estate è arrivata. È un piacere, è sempre un piacere avervi qui con noi e come sempre abbiamo un incontro davvero di adorazione, davvero di stare insieme alla presenza di Gesù. Questa è la cosa più bella, è l'unica cosa più bella, la cosa che conta. Oggi avremo un incontro speciale anche perché c'è un programma leggermente diverso, è un tempo speciale, avremo con delle persone, dei ragazzi, delle persone, diventeranno grandi, speciali, quindi non vi anticipo nient'altro, vi lascio in questa suspense e ora come consuetudine vogliamo alzarci in piedi, chiamerò Ivana che leggerà per noi la mia mogliettina da Deuteronomio 2. Quando la morte ebbe fatto scomparire tutti quei guerrieri, il Signore mi disse: «Oggi tu stai per passare i confini di Moab ad Ar e ti avvicinerai ai figli di Ammon. Non attaccarli e non muover loro guerra, perché io non ti darò nulla da possedere nel paese degli Ammoniti. Io l'ho dato ai figli di Lot come loro proprietà». Anche questo era considerato come un paese dei Rephaim. Anticamente vi abitavano dei Rephaim, ma gli Ammoniti li chiamavano Zamzummin, popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anchiti, ma il Signore li distrusse davanti agli Ammoniti, che li scacciarono e si stabilirono al loro posto. Così il Signore aveva fatto per i figli di Esaù, che abitavano in Seir, quando distrusse i Corei davanti a loro. Essi li scacciarono e si stabilirono al loro posto e vi sono rimasti fino al giorno d'oggi. Anche gli Avvei, che abitavano in villaggi fino a Gaza, furono distrutti dai Caftorei usciti da Caftor, i quali si stabilirono al loro posto. «Alzatevi, partite e oltrepassate la valle dell'Arnon. Ecco, io do in tuo potere Sicon, l'Amoreo, re di Gesbon, e il suo paese. Comincia a prenderne possesso e muovigli guerra. Oggi comincerò a ispirare paura e terrore di te a tutti i popoli che sono sotto il cielo, i quali, all'udire la tua fama, tremeranno e saranno presi d'angoscia per causa tua». Fin qui la parola. Grazie, Ivana. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo benedire il tuo nome, come ogni nostra giornata, come ogni nostro tempo che viviamo in chiesa, nella tua chiesa, Signore, e vogliamo mettere tutto nelle tue mani, Signore. Vogliamo chiederti di benedire questo tempo, benedire i canti, benedire la tua parola, benedire le nostre preghiere. Ogni cosa possa essere da te benedetta e santificata, Signore. E ti preghiamo di preparare i nostri cuori a ricevere la tua parola, ti preghiamo che la tua parola possa insegnarci cose nuove, Signore, possa insegnarci, Signore, a cambiare la nostra vita. E ti ringraziamo perché ci dai una chiesa per cui vivere in quella chiesa, per cui servire la chiesa. E grazie, Padre, perché sei tu che ci hai messi qui, Signore. Grazie di averci salvato, grazie che oggi possiamo venire alla tua presenza, grazie perché sei morto al posto nostro e ci dai quella possibilità di parlare con te, Signore. Grazie, Signore, non finiremo mai di ringraziarti e te ne saremo eternamente grati, Signore. Amen. Amen. Ci possiamo accomodare. Voglio solo darvi un piccolo pensiero
un pensiero così flash che ci aiuti, che ci possa aiutare ad adorare insieme durante questo culto il Signore. Abbiamo letto questo brano, questo capitolo che è quasi giunto alla conclusione e che di che ci parla? Ci parla di questi passaggi di terre, da una terra a un'altra, e di queste conquiste che il Signore permette al suo popolo di fare. E cosa possiamo dire di questo testo che ci aiuta ad adorare il Signore, a poterlo lodare sempre? Che il Signore è il re di tutta la terra e tutta la terra quindi appartiene a Lui. Tutto quello che Lui decide, tutto quello che Lui fa, lo può fare perché Lui è il Dio che comanda tutto. Tutto a Lui appartiene. E mi piace vedere proprio nei versetti che abbiamo letto, ma anche erano quelli precedenti, dove dice, nel versetto 19 dice, perché io non ti darò nulla da possedere nel paese degli Ammoniti, io l'ho dato ai figli di Lot. E si ripete di continuo questa frase, io l'ho dato, e non prendere, perché decido io cosa dare, a chi dare. Lui è il re di tutta la terra è sua. Quindi vogliamo alzarci in piedi, lodare il Signore. Cristo muove le montagne, proprio questo è il primo canto, e lodare il Signore perché a Lui appartiene la terra. Hanno bisogno di un amore senza fine, la grazia sua assume. C'è grande bisogno di perdono e conforto del Dio che sa. Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Sono con tutti i miei timori, riempimi di te, questa mia vita che voglio dedicarti, credendo fino alla fine. Muove le montagne, il Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. La tua luce sia sul mondo, re. Cantiamo per la gloria di Dio Padre. Gesù, la tua luce sia sul mondo, re. Cantiamo per
per la gloria di Dio Padre. Cristo muove le montagne, il Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Cristo muove le montagne, il Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza. Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti. Voglio vederti, vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 voglio vederti. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 voglio vederti. Vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo. Vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Voglio vederti. Ultima volta.
Santo, 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 voglio vederti. Bene, ci possiamo accomodare. E allora, il tempo della suspense è finito, tra poco vedrete quello che abbiamo preparato per voi. Voi sapete bene che come Chiesa abbiamo diversi incontri, dai più piccoli ai più grandi. C'è un percorso che i più grandi vivono insieme a dei ragazzi per farli crescere principalmente nella parola e poi per stare insieme, perché è bello anche stare insieme. E quindi oggi avremo la chiusura del gruppo adolescenti. Penso che Alessandra dovrà aprire questo tempo, quindi la chiamo, la invito a venire qui davanti e lascio tutto nelle sue mani o nelle vostre mani. Buonasera a tutti. Oggi sì, si conclude il nostro percorso con i nostri ragazzi. Oggi vogliamo portarvi a conoscenza, proprio in maniera ovviamente riassuntiva, quello che in 7 mesi io, Ivana e Giampaolo, nella figura di monitori, abbiamo fatto con i nostri ragazzi. È stato un anno bello, bellissimo, intenso, e ma ricco di benedizioni. La più grande gioia è stata vedere i ragazzi crescere sotto tanti aspetti, e il video che vi faremo vedere tra pochissimo dimostra proprio la loro crescita in questo percorso, in questi mesi. Questo video è stato realizzato dai nostri ragazzi e ripercorre gli argomenti principali che abbiamo trattato, anche se per ragioni di tempo ovviamente non abbiamo potuto inserirli tutti. E abbiamo iniziato parlando con chi è Gesù, sia come uomo, sia come personaggio storico realmente esistito, e sia come Dio. Poi abbiamo trattato argomenti riguardanti la preghiera, la Bibbia come verità assoluta, lo Spirito Santo come guida e sigillo di ogni credente. E poi abbiamo parlato come combattere le tentazioni con le armi spirituali e di come la Chiesa, i fratelli e le sorelle in Cristo, ci aiutano a crescere nella conoscenza di Dio e ci aiutano ad essere saldi nella fede. Tutto questo lo abbiamo fatto durante l'anno, ovviamente, con dei video a tema, e poi abbiamo passato del tempo insieme discutendo di quello che abbiamo visto, incoraggiandoci e sfidandoci a crescere nella fede. Quindi questo video che ora vi faremo vedere è un po' il percorso di questi mesi, e i ragazzi si sono impegnati tanto, ma anche divertiti, confermate? Quindi poi dopo il video daremo lo spazio ai nostri ragazzi, che ci daranno una breve testimonianza di quello che è stato il percorso. Quindi vi auguro buona visione e che questo video possa essere di benedizione per tutti voi. Ciao, io sono Giampaolo. Ciao, io sono Ivana. Ciao, io sono Alessandra. Oggi vi porteremo nel viaggio che abbiamo fatto con i nostri adolescenti, durato ben 7 mesi. Ciao, io sono Jessica. Ciao, sono Sara. In questo nostro percorso abbiamo parlato di argomenti importanti della vita. Ciao, sono Daniela. Vogliamo sfidarvi facendovi riflettere su quanto pensate di sapere in materia di fede. Ciao, sono Francesca. Siete pronti per fare con noi questo viaggio? Ciao, sono Andrea. Ma quando partiamo? Partiamo subito!
L'aspettativa media di vita di una persona che vive sulla Terra è di circa 80 anni. Come dovremmo spendere questo tempo che abbiamo a disposizione? Metà della nostra vita, ovvero 40 anni, vengono spese per le nostre attività quotidiane. Ci alziamo, facciamo colazione, andiamo a scuola, parliamo con qualcuno, torniamo a casa, andiamo a letto e poi torniamo a fare le stesse cose il giorno dopo. Passerei tutto il mio tempo con i miei cari e i miei amici più stretti e farei cose che non avrei mai pensato di fare. Con la mia famiglia e con le persone a me care e passerei del tempo andando al mare perché è un posto in cui mi sento bene. Ci sono diversi modi grazie ai quali molte persone sono diventate famose. C'è chi è diventato famoso perché ha scoperto o inventato qualcosa di molto importante. C'è chi è diventato famoso grazie ai follower. Ad esempio io ho più follower di te. Lo so, però anche Gigi D'Alessio è più follower di te. Questo non ti rende una persona famosa. E invece c'è chi è diventato famoso perché ha trasformato la vita di tante persone. Secondo me Gesù non è mai stato famoso. Secondo me la figura di Gesù è diventata così famosa perché le persone avevano bisogno di qualcosa in cui credere. È diventato così importante a livello storico, a parte la questione religiosa, che uno è libero di non credere o di credere, perché era una persona molto carismatica che è riuscito a dare influenza e è riuscito a farsi seguire. Gesù è così famoso che usiamo il suo nome come imprecazione. Non usiamo nessun altro nome. Nicola Paiotti! Oh, madre Teresa! Ah, Elias, do the light! Quindi perché possiamo dire che le scritture, la Bibbia, sono davvero affidabili quando parliamo di Gesù? Beh, possiamo dire che la scrittura, la Bibbia, è più che affidabile, la Bibbia è verità. E lo sappiamo, prima di tutto perché lo crediamo per fede, ma anche perché abbiamo delle prove inconfutabili. Voglio farti un esempio, Alessandra. Le maggiori opere storiche che sono state scritte, Erodoto, Giuseppe Flavio, Tucidide, sono state scritte e nessuno metterebbe in dubbio chi sono gli autori o se queste opere sono affidabili oggi. Però se andiamo a vedere, quando queste opere furono scritte, dal momento in cui furono redatte o scritte fino alla prima copia che noi oggi abbiamo a disposizione, sono passati 1300 anni. Cioè c'è stato un intervallo di tempo di 1300 anni tra il momento nel quale quest'opera è stata scritta e la prima copia che è arrivata fino a noi oggi. Eppure, nonostante c'è questo intervallo di tempo, nessuno metterebbe in dubbio che queste copie sono affidabili. Quando arriviamo alla Bibbia, non sono passati 1300 anni, sono passati semplicemente dai 40 al massimo ai 300 anni tra il momento nel quale il testo fu scritto e il primo frammento o il primo libro che noi abbiamo a disposizione. Quindi possiamo dire che Gesù non è diventato famoso solo per quello che la gente dice di lui, ma possiamo dire anche perché per quello che la scrittura ci parla di lui, giusto? Sì, giusto, perché quello che Gesù ha fatto e che è stato riportato nei Vangeli, che è stato scritto nei Vangeli, è non solo verità, ma ha dimostrato di poter cambiare il mondo, ha cambiato letteralmente il mondo. Il Vangelo che Gesù insieme ai dodici hanno annunciato, hanno dato alle persone, a tutto il mondo, non solo è giunto all'estremità della terra, ma ha cambiato tantissime persone, tantissime vite. E quindi possiamo dire che Gesù è diventato famoso perché numero uno era il figlio di Dio, numero due ha fatto cose che nessun altro ha fatto e numero tre abbiamo un testo
affidabile che ci dice la verità a riguardo di lui, e quel testo ha cambiato la vita di tante persone. L'esperienza più dolorosa è stata l'assenza di mio padre per tutta la mia vita. Diciamo, l'esperienza più dolorosa che possa aver vissuto un ragazzo di 17 anni penso che sia stato il vedersi portare via insieme all'amore, almeno quello che credeva l'amore, tutte quante le sue passioni e le cose che ne derivavano. Ma l'amore non soltanto come un sentimento che provi per qualcuno, come un legame che si spezza tra due persone, che può essere un familiare o un amico, e purtroppo a me è capitato molte volte, però sono ancora qui, quindi il dolore è fattibile. Sì, l'esperienza più dolorosa della mia vita che mi abbia colpito profondamente sia stato soffrire di attacchi di panico, perché hanno iniziato ad impedirmi di fare moltissime cose e di vivere la mia adolescenza nella piena serenità. Perché è importante per molti sapere che Gesù sia morto? Ora faremo il test della brava persona. Hitler non era una brava persona, quindi possiamo posizionarla qui. Al contrario, Madre Teresa era una persona molto brava. Io non sono né cattiva come Hitler né brava come Madre Teresa, quindi posso posizionarmi qui. Ora diciamo la verità, Francesca non è brava quanto me, quindi posso metterla qui. Ora posiziona te stesso e la persona al tuo fianco su questa lavagna. Dio non ci giudica così, non giudica le persone in base ai loro peccati. Nella Bibbia, i Romani c'è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dio non è il nostro metodo di giudizio. Noi, Madre Teresa o Hitler, siamo tutti uguali, siamo tutti peccatori bisognosi di perdono. Non conta solo la quantità di peccati che abbiamo commesso, ma il peccato stesso che è dentro di noi e che ha abbruttito il nostro cuore. Il peccato rompe la nostra amicizia con Dio, ma Dio ha fornito una soluzione. Ha mandato Gesù a morire sulla croce, affinché liberi dal peccato diventassimo servi della giustizia. La storia della croce non finisce con la morte, ma con la resurrezione di Gesù dopo 3 giorni. Guarda, ti rispondo con un versetto che è scritto in Galati 2:20, dove si dice che il Figlio di Dio mi ha amato, ci ha amato e ha dato se stesso per me. Ma perché? Perché l'uomo ha un grave problema, gravissimo, madornale problema, che è il peccato. E il peccato offende Dio e ci separa da Dio. Ma tipo c'è una soluzione? Sì, grazie a Dio la soluzione c'è a questo problema, ed è Gesù con la sua morte sulla croce. Allora, mi sembra un po' un'operazione di matematica, cioè almeno un risultato. Sì, effettivamente, detto così, visto che il problema è il peccato, la soluzione è la morte di Gesù sulla croce, abbiamo anche il risultato. E il risultato di questo suo sacrificio d'amore e la sua risurrezione ci porta a essere purificati, liberati, giustificati e riconciliati con Dio. E questo è quello che simboleggia la croce in chi crede a Cristo Gesù morto e risorto. Come possiamo avere fede? Allora, ti rispondo con un versetto della Bibbia che sta scritto in Efesini 2:8, dove ci dice che è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da noi, ma è un dono di Dio. La nostra fiducia, Sara, è nella parola di Dio e nelle sue promesse. La nostra fede non è un salto nel buio, ma è un passo ragionevole basato su buone evidenze. È l'opera di Gesù. La nostra fede è basata sull'opera di Gesù, perché Lui ha donato se stesso e ha pagato un caro prezzo, morendo al posto mio, al posto tuo e al posto nostro, al posto di tutti. E noi cosa dobbiamo fare? E noi dobbiamo pentirci. Quindi,
Quando noi ci pentiamo, rompiamo col peccato e la fede ci porta a credere a quello che ha compiuto Gesù sulla croce. Dio viene ad abitare in noi attraverso il suo Santo Spirito, che ci guida, che ci trasforma i nostri caratteri, grazie a Dio, che trasforma anche i nostri cuori, togliendo quel cuore di pietra e mettendo quel cuore di carne, e facendo così ci rende simile a Lui, simile al Signore Gesù. Quindi lo Spirito ci porta ad una profonda convinzione che siamo figli di Dio. Essere cristiano per me significa, dopo aver compreso quello che Gesù ha fatto per me, il suo amore, è mostrare il suo amore ogni giorno alle persone che mi sono vicine, testimoniare di Lui mostrando il suo amore verso essere le persone. Essere un cristiano, facile, è amare Gesù Cristo con tutto il tuo cuore e tutto il tuo essere, è dire più spesso: Gesù, Tu sei bello, il più bello tra i figli degli uomini, chi è pari a Te? Questa è essere cristiano, è da quello scaturisce una vita senza paragone. Questo è innamorarsi di Cristo, dirlo che è bello e abbracciarlo con tutto il tuo cuore. Dio vi benedica. Quale superpotere ti piacerebbe avere? Quello di essere super veloce? Oppure quello di diventare invisibile? Oppure ti piacerebbe volare? Ma che state facendo? Sappiamo benissimo che questi superpoteri non esistono, li possiamo vedere solo nel mondo di Hollywood e nei film. In realtà i cristiani possiedono un superpotere spesso sottovalutato, la preghiera. Ma che cos'è la preghiera? La preghiera è parlare con Dio. Parliamo con Dio e ci presentiamo al Padre, lo facciamo per mezzo del Figlio Gesù Cristo e lo facciamo nello Spirito. Quindi lo Spirito Santo ci aiuta a pregare nel modo giusto. Cosa significa avere fiducia? La fiducia può essere spiegata con questa illustrazione. Immaginate di percorrere un sentiero dove tutti siete bendati, tranne il capofila. Sareste obbligati a fidarvi del vostro capofila. Camminereste lentamente per paura di cadere, ma vi fidereste della guida. Spesso la vita sembra un percorso da fare ad occhi chiusi. La buona notizia è che Dio ha un piano per la nostra vita e ci accompagna ad ogni passo. E questo piano che Dio ha per la nostra vita si può scoprire per mezzo di tre passi. Il primo passo è studiare la Bibbia, conoscere quello che Dio dice nella Bibbia. Il secondo passo è la Chiesa e quindi conoscere persone nella Chiesa che possono darti dei consigli a riguardo delle decisioni che devi prendere nella tua vita. E il terzo passo, e forse quello più importante, è lo Spirito Santo. Dio ti guida e ti guiderà nella tua vita dandoti una guida speciale che è quella che lo Spirito ti darà dentro di te. E per mezzo di questo prenderai le decisioni nella tua vita. Per alcuni credere in Dio è possibile, ma credere nel diavolo è inverosimile. Per altri, credere nel diavolo è più facile che credere in Dio. C'è solo una fonte affidabile per sapere com'è il diavolo, ed è la Bibbia. Tutto quello che vediamo nel mondo, stiamo vedendo guerre,
vediamo attacchi terroristici, omicidi, stupri. Tutto questo che vediamo ogni giorno nel mondo ci dimostra che c'è una forza, esiste una forza malvagia che incombe su di noi. La Bibbia parla del diavolo, una creatura che odia Dio. Il diavolo ci tenta e lo fa con lo scopo di farci del male e farci cadere. Il peccato sembra divertente, bello e buono, ma prima o poi il risultato sarà devastante. Immaginate che vostra madre abbia preparato una torta bellissima da vedere. Ti avvicini per mangiarla, ma tua madre ti ferma. Fermo! Non toccare quella torta! Ma non per te! Sono per gli ospiti di domani sera! Avverti un malessere, non riesci a non pensare a quella torta, così decidi di mangiare qualche altra cosa. Ma è come se la torta ti seguisse e ti tentasse sempre. La vedi ovunque, così decidi di prendere un po' di glassa. Beh, forse sono un altro po'. È così buona. Forse sono un morso. È il cuore della notte e la torta impressa nella tua mente. Ci sei solo tu e la torta, così mangi lo strato centrale. E risistemi la torta, così nessuno se ne accorgerà. Ma non riesci a dormire, sei fuori controllo. È come se la torta ti avesse fatto un incantesimo. Solo un altro morso non è sufficiente. E prima che te ne accorgi, l'hai mangiata tutta. Dobbiamo imparare a conoscere la differenza tra l'opera di convincimento che Dio fa e l'opera di accusa che Satana compie. L'opera di accusa che Satana compie serve solo a farci sentire pieni di vergogna e pieni di colpa. L'opera invece di convincimento che Dio compie è quell'opera che genera tristezza, quella tristezza che ci porta al ravvedimento. La parola di Dio dice che possiamo resistere al male e alle tentazioni di Satana. Confidiamo nella parola di Dio e facciamoci trasformare dalla sua grazia. Il regno di Dio è un regno di luce. Convertitevi e credete al Vangelo. La Bibbia dice che Satana è stato già sconfitto, ma cerca di far cadere più persone possibili prima del ritorno di Cristo. Ok, siamo arrivati quasi alla conclusione e vogliamo continuare questo programma chiamando i nostri giovani amici. Sara, Daniela, Francesca, Jessica, Andrea, venite. Grazie. Sara, grazie. Grazie al mio balletto. State bene? Benvenuta alla chiesa. Allora, cominciamo con una piccola domanda. Se doveste definire con un termine quello che avete vissuto, cosa direste? Tutto bellissimo, lo rifarei. Molto bello. Ci vedete con sorella? Io lo so. Ok, riconosciamo la simpatia dei nostri amici, perché stavate scherzando, vero? Ok. Allora, quindi passiamo alla domanda un po' più seria.
Allora, ci potete dire cosa avete imparato, se avete imparato qualcosa quest'anno, oppure com'è stata l'esperienza che avete avuto, avete vissuto quest'anno agli incontri adolescenti? Cosa ci potete dire in merito a questo, Sara? Allora, secondo me, comunque siamo stati insieme 7 mesi, per cui riassumere 7 mesi in pochi minuti è difficile. Però sicuramente voglio ricordare la prima volta l'anno scorso, e quando dopo Exchange. Avevo già legato con tutti, e i monitori, Ivana, Alessandro, dov'è Alessandro? Laggiù. Ah, Alessandro e Giampaolo erano sempre stati molto disponibili, sempre molto presenti, e mi ricordo di Daniela che insieme a Jessica mi aveva detto no, devi venire agli incontri adolescenti, assolutamente, devi stare con noi. E io non sapevo di cosa si trattasse, allora ho chiesto. E la prima cosa che mi hanno detto è stata: allora, innanzitutto si mangia. Ecco. E si fa merenda. Ucciso. Bene, quindi mi hanno fatto un'introduzione di tipo 5 minuti sulla merenda, e era fantastica, tutte le monitrici preparavano. Vabbè, a parte questo, ero molto incuriosita perché non avevo mai fatto un'esperienza del genere. E ricordo che quindi il primo sabato che siamo stati da Ale, e Elias tra l'altro portò il messaggio, molto bello. Era un'area familiare, cioè già mi sentivo a casa, ero bella. E cioè stavo ero bella. No, sì, era bello. Sì, bella. A parte quindi la merenda, che tra l'altro si finivano e io non mangiavo niente, però vabbè. È stato un bel tempo speso insieme, perché comunque ho apprezzato tanto il fatto che ognuno di noi parlasse. Non c'era in nessun modo un senso di voler prevalere su qualcun altro, quindi anche se abbiamo età diverse, però comunque ognuno parlava, e quindi alla fine era un arricchirsi a vicenda. E la cosa che ho apprezzato di più ovviamente è stato analizzare tutti i principi biblici fondamentali, e quindi crescere nella fede tutti insieme, ed è un'esperienza che rifarei ovviamente. Se ci rientro l'anno prossimo con l'età, spero di sì. Allora. E quindi voglio ringraziare sia i miei amici che i fantastici monitori, perché comunque ci hanno preso in cura e sono stati molto bravi. Grazie. Daniela. Francesca. Allora, per me è stata un'esperienza speciale, e mi sono resa conto del vero valore di questa esperienza e di stare insieme quando non ci sono potuta essere per il Covid. Infatti ho saltato le prime riprese, e ogni lezione è stata un passo per crescere insieme nella fede, e quindi volevo ringraziare le nostre monitrici Alessandra e Ivana, che ci hanno portato le lezioni, e Giampaolo. Grazie. Daniela. Quest'anno l'incontro adolescenti è stato differente dagli anni precedenti, perché infatti all'inizio di ogni lezione abbiamo guardato dei brevi video e dovevamo rispondere a delle domande tipo come quelle nel video. E queste domande ci hanno portato a fare riflettere, perché appunto dovevamo dare delle risposte. È stato importante non solo perché stavamo insieme e facciamo qualcosa di utile per la nostra vita, ma soprattutto perché abbiamo parlato della vita di Gesù e di quello che ha fatto. Grazie. Per me questo è stato il secondo anno che faccio gli incontri adolescenti, ed è stato bellissimo non solo perché si è aggiunta Sara, ma anche perché siamo stati insieme e abbiamo parlato di Gesù, e volevo ringraziare i nostri monitori. Grazie. Il pezzo forte. Mi sono rimasto per ultimo, hanno detto quasi tutto. Quello che posso dire, sì, comunque posso confermare tutto quello che hanno detto loro. E soprattutto, come diceva Sara prima, è stato un arricchimento personale, e comunque ci siamo arricchiti a vicenda. E è stata sempre un'esperienza bellissima, e la merenda non è mai mancata, quindi siamo a posto. E per il resto voglio ringraziare anche io i miei compagni e anche i miei monitori. Grazie. Sara, ti faccio una domanda. Allora, visto che è stata la tua prima esperienza, a parte le merende che vi hanno preparato le monitrici, se dovessi parlare a una tua coetanea o un tuo coetaneo,
Consiglieresti di partecipare all'incontro adolescenti? Se sì o se no, perché? Sì, indubbiamente sì, perché ho notato proprio la differenza anche nel mio modo di pensare e di vivere rispetto a prima, quando non partecipavo all'incontro adolescenti o comunque non godevo della comunione fraterna tutti insieme. E in special modo in quest'ultimo periodo, andando a tanti compleanni o comunque anche a scuola e vedendo ragazzi, ragazze sia più piccoli di me che più grandi di me, vedo veramente che avrebbero bisogno di partecipare, di ascoltare, di capire le cose importanti della vita, perché credo veramente che conoscere Gesù sia fondamentale, quindi esatto. Sì. Grazie Sara. Daniela? Daniela, c'è una riflessione che ti è rimasta impressa? Sì, quella di Marta e Maria, perché infatti Marta si affaccendava per ospitare Gesù nel migliore dei modi e preparava da mangiare e per questo si affannava, mentre Maria stava seduta ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola, e questo è molto più importante. Esatto, ok, grazie. Francesca, allora prima hai detto che ogni giorno eri felice perché aspettavi il sabato, penso di aver capito così, quindi ogni giorno tu eri felice perché aspettavi che arrivasse appunto il sabato. Quindi il sabato per te cosa significava? Per me il sabato significava apprendere ogni giorno di più sulla vita di Gesù, su quello che ha fatto per noi uomini, sul suo sacrificio e sulla vita eterna. Ok, grazie. Potete tenerlo. Allora, a chi si ricorda a proposito della vita eterna, del fatto che Dio ha mandato suo figlio Gesù? Qual è uno di quei versetti che abbiamo imparato a memoria? Cosa dice, se ve lo ricordate? Vai. Per esempio Giovanni 3,16. Che dice? Sì. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Yeah, ok. Siete promossi. Promossi a pieni voti. Allora, ci vediamo l'anno prossimo. Può essere, chi lo sa. Allora, per concludere abbiamo pensato di farvi dei piccoli regalini e voglio chiamare i miei compagni di avventura di quest'anno, Alessandra e Giampaolo, così che ve li possiamo distribuire. Yeah. Ok. Puoi prendere. Sono cresciuti, però... Però, insomma, un pensiero per tutti voi. Yeah. Va bene? Yeah? Sì. Allora, Andrea. Tra l'altro qua c'è il video che avete fatto, quindi ve lo tenete come ricordo. Quindi non è una sorpresa, mi spiace, l'ha detto. Ha spoilerato. Però c'è una sorpresa comunque. Grazie, Alessandro. Daniela. Francesca. E Sara. Grazie. Pure abbinata. Esatto. Non so, è nostro. Perfetto. E allora, vuoi dire qualcosa? Ok, allora vi salutiamo qui. Tu vuoi dire qualcosa? Sì. Perfetto, allora. Aiuto. Non dovevano dire qualcosa che non sappiamo, tremiamo. Che fiducia, mamma mia. Scherziamo. Allora, a parte gli scherzi, siete stati delle figure di riferimento per noi e quindi anche noi, non piangere Ivano, e quindi anche noi volevamo farvi un piccolo pensierino. Ah, così? Sì, così. Wow. Yeah. Grazie. Wow. Grazie. È un quadretto di una delle nostre prime foto che abbiamo fatto quest'anno, quindi un classico sabato all'incontro adolescenti, e dietro c'è la data 2021-2022, perché l'anno prossimo, chi lo sa, esatto. Magari uno in più, speriamo non uno in meno. Certo, sempre. Va bene. Grazie. Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Mm.
Benissimo, abbiamo concluso anche questo momento così bello, così, così importante. Abbiamo vissuto qualche venerdì fa il tempo della chiusura dell'Ora Felice, abbiamo visto il gruppo giovani, è sempre una benedizione. Invito il gruppo Lode ora a prendere posto così che possiamo continuare a cantare, a ringraziare il Signore. Potete prendere posto. Era dopo il messaggio, sì, quindi c'è un canto. Ci possiamo alzare in piedi. Grande impotenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita ai morti tu dai, non c'è un altro come te. Dio è grande, Dio è forte, bene al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Grande in potenza tu sei, vista ai ciechi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita ai morti tu dai, non c'è un altro come te. Dio è grande, Dio è forte, bene al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Dio è grande, Dio è grande, Dio è forte, bene al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è per noi, perché fermarsi ora? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Se Dio è per noi, perché fermarsi ora? Se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Chi sarà contro noi? Dio è grande, Dio è forte, bene al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Dio è grande, Dio è forte, bene al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Dio è grande, Dio è forte, bene al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Dio è grande, Dio è forte, bene al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Ci possiamo accomodare.
Siamo giunti al tempo dell'ascolto, della predicazione della parola di Dio, quindi vogliamo preparare i nostri cuori ad ascoltare quello che il Signore attraverso la bocca del pastore Giovanni ha da dirci. Vorrei chiamare il pastore così che preghiamo e prego per lui. Grazie, grazie Gesù, grazie perché come Chiesa ci dai questi tempi davvero importanti, davvero belli, davvero anche emozionanti da vivere, sia nel vedere i giovani che tu hai messo in questa Chiesa a crescere nelle tue vie, e grazie per come li hai benedetti, grazie insieme ai monitori per quello che hai fatto per loro, Signore, e quello che farai e che dirai oggi ai nostri cuori, Signore. Grazie per come hai preparato il pastore Giovanni per poter portare in maniera fedele la tua parola. Grazie di questo testo che oggi possiamo studiare ancora, continuare a studiare, e che, Padre, i nostri cuori possono essere pronti a ricevere, pronti ad ascoltare, ma anche a vivere pienamente quello che ascolteremo, Signore. Grazie, Gesù, per come Tu ci cibi, Signore. Amen. Bene, è un piacere stare insieme qui. Ed è stato anche bello ascoltare, vedere il video che hanno fatto i ragazzi della scuola domenicale. No, scuola domenicale non è, no, sennò questi mi danno le botte. Adolescenti, già quasi giovani. Allora, vogliamo continuare il nostro studio su Efesini? Stiamo studiando la preghiera, abbiamo intitolato questa riflessione Una preghiera per la Chiesa, ed è una preghiera davvero importante, ispirata, un modello di preghiera perfetto, direi, ancora valido oggi. E abbiamo concluso l'ultima volta, per quanti non avessero ascoltato la prima parte di questo sermone, possono andare sul nostro sito, sul nostro canale YouTube. Abbiamo concluso che la chiave di tutto questo è conoscere Cristo. L'Apostolo Paolo ci presenta in questa sua preghiera quattro verità su Dio che bisogna capire, sperimentare nella propria vita, e la prima volta, la prima verità riguardava la sua persona. E abbiamo detto che questa è la chiave di tutta la vita, cioè dobbiamo leggere le scritture con l'obiettivo di conoscere Cristo, dobbiamo ascoltare la predicazione, qualsiasi predicazione, con l'obiettivo di avere questo in mente, di conoscere Cristo, e dobbiamo pregare questo per la Chiesa e anche per noi stessi. Perché questo? Perché questa è una preghiera apostolica, è importante. E poco prima della Seconda Guerra Mondiale, nella città di Itasca, nel Texas, ci fu un incendio in una scuola così grande, così di proporzione grande, che uccise 263 bambini. E in quel paese non c'era nessuna famiglia che, diciamo, non fosse stata toccata da questa terribile tragedia. E così, durante la guerra, della Seconda Guerra Mondiale, Itasca rimase senza strutture scolastiche, questa città, ma quando finì la guerra, la città subito, come molte altre cose, iniziò a espandersi, a costruire. E infatti quella città costruì una nuova scuola che aveva quello che fu chiamato il più grande sistema di irrigazione del mondo. E questa struttura scolastica, con questo sistema di irrigazione così importante, era l'orgoglio di tutti i cittadini. Quindi l'orgoglio di tutti i cittadini era così alto, così erano fieri di questo impianto di irrigazione. E così cosa fecero? Gli studenti promettenti di quella città, diciamo che iniziarono a selezionare alcuni studenti da fare da guida per i cittadini che volessero visitare e fare un tour per visitare questa nuova struttura, per mostrare proprio questo sistema di irrigazione così avanzato, tecnologico, era così importante. Ma mai più Itasca, questa città, sarebbe stata visitata da una tale tragedia. Questo era l'obiettivo per questa cittadina. E così, con il boom del dopoguerra, la città continuò a crescere, a aumentare. 7 anni dopo fu necessario
ampliare la scuola con un'altra ala. E nell'aggiungere la nuova ala si scoprì che il sistema antincendio non era stato mai collegato. Erano così fieri di quel sistema antincendio, ma non era stato mai collegato. Cosa da non crederci, vero? È una storia incredibile. È incredibilmente folle ed è difficile da credere. Eppure, ahimè, questo è quello che accade a tante vite cristiane. Che c'è un'indicibile potenza disponibile per tutti i figli di Dio. C'è un'indicibile potenza disponibile per ogni cristiano in Cristo. Ma così tanti non si collegano mai. E le loro vite sono così impotenti e aggiungere anche vergognosamente inutili. A che vale avere un impianto di irrigazione il più bello al mondo se poi non è collegato? A che vale avere una impalcatura di cristiano, dire di essere credenti, magari andare in chiesa, magari fare alcune cose cristiane e poi non essere collegati col Signore? Si vivono vite impotenti, vergognosamente inutili. E devo dirvi che negli ultimi tempi sta emergendo sempre di più credenti che hanno un'impalcatura cristiana ma poco collegati col Signore. Lo dimostra il venerdì, per esempio. Il venerdì questa sala è semivuota, quasi quasi bisognerebbe pensare di prendere un locale più piccolo. Quante volte noi decidiamo di seguire il Signore e cosa facciamo per seguirlo? Ecco perché Paolo prega per la Chiesa. Paolo in questo capitolo di Efesini prega per la Chiesa affinché la Chiesa potesse sperimentare la grande potenza incomparabile di Dio. Questa potenza è a nostra disposizione per noi che crediamo. E come vedremo fra poco, io voglio invitarvi ad alzarvi in piedi e rileggiamo questa preghiera. Dice Paolo nel primo capitolo di Efesini, versetto 15, perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Accomodatevi. Quantomeno questa sera continuiamo con la seconda, almeno la seconda verità, e poi vediamo dove possiamo arrivare, non mi prenderò troppo tempo, anche perché abbiamo già ricevuto abbastanza, però c'è una seconda verità di Dio da capire in questa preghiera. La scorsa volta abbiamo visto questa prima verità che riguarda la sua persona, adesso vediamo la seconda verità di Dio da capire riguarda la sua promessa. Il versetto 18 ci parla di questa verità, la sua promessa.
E Paolo che cosa fa? Dal chiedere una migliore conoscenza di Cristo, cosa che abbiamo visto la scorsa volta, passa a chiedere per afferrare appieno la sua promessa e chiede una migliore visione spirituale. Guardate cosa dice qui il versetto 18. Prego anche che egli illumini gli occhi del vostro cuore. Prego anche che egli illumini gli occhi del vostro cuore. Vedete, nella scrittura il cuore è il centro dell'essere umano. Sarebbe il cuore la sede, l'intelligenza, la volontà dell'essere umano. E Paolo chiede quindi che al nostro centro spirituale sia data una maggiore visione spirituale. Cioè sta chiedendo al Signore che i credenti possano vedere di più di quello che stanno vedendo. Che illumini, quindi quando c'è la luce c'è ampiezza di vedere, illumini gli occhi del cuore. Esattamente come nella nostra vita fisica, così come noi se siamo al buio non vediamo, perché la luce è spenta, ma quando si illumina la stanza o c'è il sole abbiamo una capacità di vedere straordinaria. E così è anche per la nostra anima. E Paolo sta pregando perché il Signore illumini gli occhi del cuore dei credenti. E praticamente tutto dipende dalla nostra vista. Cosa state vedendo da quando siete credenti? Vi ricordate il re Sedechia, no? Questo re che ebbe gli occhi cavati, e voi sapete quando questo accade è impossibile poter vedere, e lui Sedechia si è ritrovato a Babilonia e fu portato in questa favolosa città, meravigliosa città, una delle meraviglie, una delle sette meraviglie del mondo definita a quel tempo. E questo re Sedechia non ha visto nulla, non vede nulla dei suoi palazzi, per esempio famosissimi, piastrellati, dei giardini pensili e delle porte d'ottone, perché aveva gli occhi cavati. Vedete, alcune volte noi chiediamo al Signore e diciamo che vogliamo capire, avere più verità. Noi non abbiamo bisogno di più verità e nemmeno di una verità migliore, perché è impossibile. Abbiamo semplicemente bisogno che i nostri occhi spirituali si aprano alle verità che Dio già ci ha rivelate. E in particolare Paolo chiede, per afferrare appieno la sua promessa, una visione migliorata su due cose. In primo luogo Paolo prega per afferrare appieno la sua promessa che i nostri occhi siano aperti per scoprire la nostra speranza è in Lui. Guardate il versetto come dice: affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Cioè Paolo sta pregando, non solo dobbiamo, il Signore ci deve illuminare i cuori, però dobbiamo iniziare a vedere qual è la nostra speranza, e la nostra speranza è in Lui. Paolo vuole che abbiamo una visione migliore della speranza alla quale siamo stati chiamati. Perché una volta passa il tempo e ci dimentichiamo chi siamo, a quale speranza dobbiamo anelare, aspirare. E come abbiamo visto all'inizio, quando abbiamo iniziato questa lettera agli Efesini, la nostra speranza ha la sua fonte nella nostra elezione, elezione che è avvenuta prima della fondazione, della creazione del mondo, e poi abbiamo visto che è stata sigillata in noi dallo Spirito Santo, e che fra l'altro poi abbiamo visto che lo Spirito Santo è come una dolce caparra, un arrabon di ciò che verrà, è un anticipo di quello che poi potremmo sperimentare. E questa speranza è la grande speranza di essere manifestati con Cristo nella gloria. Non so quante volte ci pensiamo a questo. Ora non so se è l'età, la mia età, che man mano vado crescendo,
Però io inizio a pensare come sarà il giorno in cui incontrerò il Signore. Ci pensate voi? E dice Paolo che questa speranza è la grande speranza di essere manifestati con Cristo. Romani 5,2 dice: nella speranza della gloria di Dio. Romani 8,17: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Colossesi 3,4: quando Cristo, la vita nostra, vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. E Paolo sta pregando che la Chiesa abbia questa visione maggiorata della speranza della gloria. Paolo prega che ci impadroniamo di questa gigantesca speranza. La speranza è l'opposto della disperazione. In questi ultimi 2 anni la gente è stata dirottata nella paura e nella disperazione. Gente che si è buttata dal balcone, gente che si è impiccata, gente che non ce l'ha fatta più a vivere nella disperazione assoluta. E Paolo ci dice che se noi ci impadroniamo di questa gigantesca speranza, Bassetti, Burioni, tutti questi scienziatoni che hanno messo sotto sopra l'Italia, impaurito gente poverina, fiduciosa della scienza, non hanno nulla più da, non abbiamo più nulla da temere. Noi confidiamo in questa speranza che è l'opposto della disperazione. Paolo respirava un enorme ottimismo. La differenza, il valore in più che noi possiamo offrire alla società è l'ottimismo, anche se la società sta andando alla deriva, anche se c'è paura, prima la pandemia, ora c'è la guerra, ma l'ottimismo fa parte della vita dei credenti, deve far parte della vita dei credenti. Ecco perché Paolo prega che ci sia questo cuore venga illuminato e possa iniziare a sperimentare la speranza in lui. Noi staremo con Cristo alla conferenza stampa finale dell'universo, saremo lì. E non ci saranno i grandi del mondo che oggi stanno governando a modo loro per dimezzare, per sfoltire la popolazione, perché siamo troppi. Noi saremo a quella conferenza stampa finale dell'universo e la nostra fotografia, il selfie, sarà scattata con Cristo. E io ci sarò. Ci sarai anche tu. Perché questo? Perché noi assomiglieremo a Lui. Ascoltate che meraviglia questo verso di 1 Giovanni 3,2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. In questo periodo le contraddizioni di tanti credenti che hanno riposto la fiducia nel Signore sono stati messi allo scoperto, a una dura prova, la paura di morire, come se noi moriamo e finisce la storia. Noi moriamo, chiudiamo gli occhi qui e li apriamo davanti al Signore, che cosa è la cosa migliore? Secondo, Paolo prega per afferrare appieno la sua promessa, che i nostri occhi siano aperti per scoprire la nostra speranza è in Lui, ma per scoprire che la sua eredità è in noi. E questa è un'altra cosa che io stesso sono rimasto a bocca aperta mentre studiavo questo testo. Il versetto ancora continua e dice: qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi? Quello che Paolo desidera è che i nostri occhi siano aperti sulla ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Quello che vuole che vediamo è che noi siamo le ricchezze di Dio, cioè noi credenti, noi che crediamo, siamo la ricchezza di Dio, il suo possesso, noi siamo stati acquistati, Lui ci ha acquistati a caro prezzo.
come ha scritto nel versetto 14 di questo stesso capitolo. Pensate, egli possiede tutti i cieli, possiede l'universo intero, ma noi siamo i suoi tesori. Ecco perché Paolo prega, perché queste cose si devono sapere, si devono sperimentare nella vita. Noi siamo il tesoro di Cristo. Lo sapevate che i redenti valgono più dell'universo intero? Sapevate? Che viviamo una vita misera noi, da miserabili, inutili, sempre tristi, la maggior parte delle volte tristi. Ma come? Abbiamo un valore superiore all'intero universo e viviamo in questo modo? Ecco perché Paolo prega. Mamma mia, Signore, illumina questo cuore di questi credenti. Illumina. Dovremmo essere in delirio per questa verità. E invece siamo passivi. Stasera usciremo da qua. Vabbè, siamo andati al culto. La vita deve essere più frizzante, più briosa, ottimista. Dobbiamo essere ottimisti, positivi, e gli altri potranno seguire il nostro esempio. E Paolo prega che noi vediamo questo con gli occhi del nostro cuore. Prega che noi possiamo vedere con gli occhi del cuore, perché non servono questi occhi fisici, sono quelli spirituali che ci possono far vedere la speranza e la preziosità che abbiamo in Lui. C'è una terza verità, quantomeno la iniziamo questa sera, una terza verità di Dio da capire. Abbiamo visto riguarda la sua persona, abbiamo visto adesso che riguarda la sua promessa, la terza verità riguarda la sua potenza. E Paolo prega che i credenti possano comprendere la potenza di Dio. Paolo pregava per una migliore visione spirituale riguardo anche la sua potenza, perché la sua onnipresente potenza è su di noi e continuerà fino alla nostra glorificazione questa potenza. Ma se i credenti non lo sanno, vivranno sempre da depressi. Riguardo la sua potenza possiamo osservare quattro cose, quattro aspetti. Innanzitutto osserviamo la direzione della potenza. Guardate il versetto 19. Vediamo qual è la direzione, a chi si dirige, è diretta a questa potenza. E qual è? Verso di noi, che crediamo. Qui vediamo il primo aspetto, la direzione della potenza. Basterebbe girare un qualsiasi telescopio che possiamo avere, insomma anche comprato dai russi, dagli ucraini. No, adesso russi non si può più dire. Adesso l'altro giorno qualche giorno fa eravamo al ristorante, invece della salsa russa, insalata russa, era un'insalata ucraina. Ma quante cose cambiano nel mondo. Però basterebbe girare un qualsiasi telescopio verso il cielo per rendersi conto della potenza di Dio. A occhio nudo noi potremmo vedere, se abbiamo una buona vista, circa 7.000 stelle. Impressionante, 7.000 stelle. Per non parlare del Sole, per non parlare della Via Lattea, no? Che contiene circa 100 miliardi di stelle orbitanti. 100 miliardi di stelle. E queste hanno un diametro di 100.000 anni luce. C'è Gioele che forse qualcosa ci potrebbe dire al riguardo, ma un anno luce corrisponde a 9.461 miliardi di chilometri. Si parla di 600 milioni di miliardi di stelle, diciamo. Tale è l'eccessiva grandezza della potenza di Dio nel macro universo. Non voglio dilungarmi su questo anche perché non è il mio campo, non è il mio settore, ma se andassimo a vedere la potenza, questa potenza anche nel micro universo, non solo nel macro, no? Quello che noi vediamo a occhio nudo, ma nel micro universo gli atomi sono meno di un milionesimo dello spessore di un capello della nostra testa. Nel nucleo dell'atomo numeroso protoni, ci sono i protoni, neutroni, sono compressi insieme in uno spazio inconcepibilmente piccolo. Alcuni l'abbiamo studiato, insomma, quando abbiamo fatto le superiori, queste cose. Quindi ogni protone e neutrone è composto da tre particelle ancora più piccole chiamate quark.
la trasmissione di Quark si lega a questo. Ora, se ci mettessimo a sondare il macro e il micro universo, tutti quanti insieme, se ci mettessimo a vedere l'immensità dell'universo, porta, diciamo, in qualche modo, e questo è successo e succede tantissime volte, porta a far vacillare la nostra mente per l'eccessiva grandezza di questo universo. Ma qui c'è l'eccessiva grandezza della potenza di Dio, però. E quindi vediamo l'eccessiva grandezza del suo potere verso il cielo, ma anche verso la terra. Paolo vuole farci vedere personalmente, praticamente, la sua potenza incomparabilmente grande è per noi che crediamo. Cioè, tutto quello che noi vediamo, tutto quello che non vediamo e c'è, è per noi. In che modo? In primo luogo, come potenza salvifica. E non è poco. Paolo dice nei versi iniziali di Romani, al capitolo 1, versetto 16, infatti non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E anche nel salvare, nella potenza, c'è potenza nel salvare. La potenza illimitata di Dio è riversata e sparsa sulle anime che vengono portate a Cristo. Ogni anima che si converte, questa potenza salvifica si riversa sulle persone. Questo è il motivo per cui nessuno è al di là della sua grazia. Questo è il motivo per cui nessuno, per cui possiamo noi con sicurezza offrirla a tutti questa grazia, perché la sua potenza salvifica è straordinariamente grande. Alcuni potrebbero dire: Giovanni, tu non hai idea di quello che ho fatto io nella mia vita. Tu non hai idea delle mie perversioni, dei miei tradimenti, non hai idea dei miei inganni, sono al di là della tua immaginazione. Ma Dio dice che la sua potenza è proporzionata al tuo stato di peccato. La sua potenza è superiore a quello che tu hai potuto fare nella tua vita. Infatti, nel processo di redenzione vediamo l'eccessiva grandezza della sua potenza verso di noi. E ci è voluta tanta potenza per effettuare la nostra redenzione, quanto per effettuare anche la creazione. Pensate un attimo sulla potenza di Dio, no? Questo Dio straordinariamente potente. Per creare Dio doveva soltanto parlare, e la cosa era, no? Per creare bastava parlare, per redimere ha dovuto soffrire. E per entrambe le cose ci vuole potenza, una potenza incredibilmente, straordinariamente grande per redimerci. Un universo apparentemente infinito e la tomba vuota è la dimostrazione della sua potenza. È qualcosa di meraviglioso. In secondo luogo, questa potenza incomparabilmente grande viene a noi, come abbiamo visto, come potenza salvifica, ma in secondo luogo come potenza santificante. Il nostro Dio vuole aiutarci a vivere vite sante, vite divine, vite trasformate. Non si limita soltanto con la sua potenza a salvarci, ma con la sua potenza ci vuole santificare. Più avanti in Efesini Paolo afferma che Dio, mediante la potenza che opera in noi, può fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Efesini 3:20. E Paolo qui, in questo testo, ci sta ricordando la direzione della incommisurabile potenza di Dio. E questa direzione è verso di noi che crediamo. Lo sapevamo? Lo sapevamo questo? Paolo sta pregando che la Chiesa scopra questo. Noi siamo Chiesa. Questa potenza incommisurabile è verso di noi che crediamo. Vedete? E non ci sono scuse per nessun figlio di Dio per vivere una vita sconfitta e scoraggiata.
perché questa potenza è verso di noi. E se tu vivi una vita sconfitta e scoraggiata, c'è un problema nella tua vita spirituale. Perciò cerca di fare un check-up nella tua vita e mettiti in ordine per ricevere questa superpotenza che è trasformante, che è salvifica ma anche santificante. Tutta la potenza di Dio è diretta verso di noi. Verso di noi. È qualcosa di incredibile. Io quando studiavo questo testo dico, ma io ho quasi 40 anni, più di 40 anni di fede. Ma scoprire questo è straordinario. Per molti versi è un po' quello che è successo alla regina Ester. Vi ricordate Ester? Vi ricordate cosa è successo a Ester quando si dovette presentare davanti al re Assuero per scongiurare la terribile minaccia che, diciamo, di sterminio degli ebrei perpetrata da Aman, questo famoso Aman che aveva preparato tutto per impiccare Mardocheo e via discorrendo. Ester che cosa fa? Avvicinarsi al re a quel tempo senza nessun invito, diciamo che significava rischiare di morire praticamente. E ciò nonostante, con tutto questo rischio, Ester camminò verso il re. Era vestita dei suoi abiti reali, si incamminò verso il re, si avvicinò e poi si fermò appena intravisto il re. Ester 5:2 dice: e quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia. Il re stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano ed Ester si avvicinò e toccò la punta dello scettro. In qualche modo è quello che è successo a Ester. Così in quel momento tutto il potere del trono di questo re Assuero fu improvvisamente rivolto verso Ester. Tutto quel scettro, quel potere del re era per Ester. Da allora in poi, passo dopo passo, il potere che aveva quel trono fu esercitato a favore di Ester e a favore del popolo di Israele. Questo è ciò che è successo a noi che crediamo. Il Signore stende la sua potenza, il suo scettro verso di noi. Vuole che lo tocchiamo, che lo prendiamo, lo facciamo nostro nella nostra vita. Abbiamo tutta la potenza di Dio che siede sul trono del cielo. Questa potenza che siede sul trono del cielo è verso di noi. Avete capito? Ieri Real Madrid rialzava la coppa della Champions. C'era festa, coriandoli, fuochi d'artificio. Dopo una verità che ho esteso adesso, non si è mossa una mosca. Oh, a fratelli e sorelle, ma chi siamo noi? Cioè, io dico, a me piace il calcio. Molti sanno, nel mio piccolo ho fatto qualcosina, ho fatto due gol nel mio piccolo. E quando ho fatto quei due gol, la festa. Ma quando io scopro questa verità, qual è la mia reazione a questa grande verità? Qual è la reazione? Altro che la Coppa Champions. È qualcosa di straordinariamente più grande. È una verità incredibile. Ma io personalmente vedo un problema. E sapete qual è il problema? L'ho detto all'inizio della storia di Tasca nel Texas. Il problema è che molti non si agganciano mai a queste verità. Li ascoltano, piacciono, ma poi se li fanno scivolare. Il problema sta proprio qui. Cioè, in pratica, queste verità ci sono nella parola di Dio, il sistema c'è, ma è disfunzionale. C'è chi lo prende, c'è chi non lo prende, c'è chi lo prende e c'è chi non lo prende. La maggior parte non lo prende a causa magari dell'ignoranza, oppure a causa del peccato, perché non dimentichiamo che il peccato ha una funzione deleteria nella vita del credente. E quando un credente è promettente, il peccato aumenta la potenza. E noi disconosciamo la superpotenza e quindi viviamo tristi, scoraggiati, delusi, impotenti.
Alcune volte ci può essere nell'incredulità. Sì, ma è possibile, Giovanni, quello che tu stai dicendo? Dai, sta potenza a noi, verso di noi. È incredulità. E io dico questo, fratelli e sorelle, stai sperimentando questa potenza nella tua vita? Io, secondo me, voi siete ormai saturi della vita cristiana. Non ricevete più nulla. E deve succedere qualcosa nella vita di ognuno di noi, altrimenti possiamo predicare migliore. Qua ci sono dei bravi predicatori qua, ma poco contano i bravi predicatori se dall'altra parte non ci sono bravi accettatori, si può dire, sì. Uditori, accettatori, forse è meglio. Guardate, vi faccio un esempio. Io pubblico su Facebook, dal profilo della Chiesa, il culto di questa sera, quello del venerdì, le dirette che facciamo. Quanti inoltrano questi eventi che facciamo noi come Chiesa? E quanti seguono? C'è un problema. Molti credenti non sono agganciati al Signore. Sì, sono ben vestiti, dicono di essere credenti. Dicono pure l'anno. Io mi sono convertito 30 anni fa, 40 anni fa. Ma poi non si accorgono che sono sganciati. Molti di voi siete sganciati. Il venerdì studio biblico, i fratelli si preparano, vogliono fare esperienza davanti a un uditorio e poi ci sono le sedie. Perché? Perché la maggior parte sono sganciati. Non pensano che venerdì è un incontro di chiesa dove quando c'è la comunione fraterna diventa terapeutica, stai male, sei giù, vai nella chiesa e ti incoraggi, un saluto, una parola di incoraggio, una preghiera, un canto. C'è qualcosa che non quadra. Io non so quanti di voi state sperimentando la potenza, questa potenza nella vostra vita. Quanti? E se non stai sperimentando la sua potenza, come dovresti, la preghiera di Paolo è che gli occhi del tuo cuore siano illuminati affinché tu possa conoscere la sua potenza, incomparabilmente grande per noi che crediamo. Perciò prega e di conseguenza fai delle cose per dimostrare che sei in possesso di questa potenza. Io mi fermo questa sera qua. Abbiamo parlato soltanto della direzione della potenza e ci sono quattro aspetti di questa potenza che Dio volendo vedremo la prossima volta. Ma vorrei tanto che ci facciamo un autoesame in questo momento. Cosa c'è più importante nella tua vita da quando hai accettato il Signore? Perché io voglio essere chiaro, magari questa sera è l'ultima volta che sto qua, magari mi licenzierete perché io sono impiegato nella Chiesa, va bene, sarò disoccupato da domani in poi. Come volete essere trovati dal Signore voi? Occupati per fare cosa? Abbiamo tanto lavoro da fare prima che il Signore torni o che ci chiama. E il Signore Gesù, mentre era sulla terra, e non è Giovanni, perché Giovanni è nulla a confronto del Signore, e sono nulla, meno di nulla, però lui, il Maestro, pregava che la messa era grande e gli operai erano sganciati, erano pochi.
e la preghiera non è cambiata, perché la messa purtroppo rimane sempre grande e gli operai sempre meno, sempre meno. E perciò la mia esortazione è che questa potenza, tale è perché regge l'universo, è servita per la creazione, è servita anche per la redenzione, servirà anche per la salvezza e la santificazione e servirà anche per il servizio, perché senza questa potenza non c'è servizio, non si può servire. E perciò io mi aspetto o iniziate a servire o iniziate a non venire. Mazza, pesante, vero? Sì, ma scusate un attimo, ma che cosa ci facciamo noi dei credenti che frequentano tanto per frequentare? No, no, ditemelo voi. Venire in chiesa non è un accontentare Giovanni, il pastore, o chi per lui quando ci sta. Venire in chiesa è un'ubbidienza al Signore. La puntualità è un'ubbidienza al Signore. Vestirsi bene davanti al Signore è un'ubbidienza al Signore. Stare insieme è un'ubbidienza al Signore. Non facciamo nulla di straordinario se siamo agganciati. Se invece siamo sganciati, diventa un problema. Quindi io vi chiedo di farvi un autoesame. Qual è il vostro impegno? E se state attingendo la potenza... Vi spiego una cosa. Negli ultimi tempi abbiamo messo il fotovoltaico, no? E voi sapete che se io non sfrutto quell'energia, va nella rete... E quindi, Fiore, mettiamoci a lavare i panni, tutti i panni che vuoi. Gloria, se tu devi cucinare, vieni a cucinare a casa, che noi abbiamo un'energia, una potenza incredibile. Perché questo non succede con i credenti. Abbiamo una potenza incredibilmente grande, non la sfruttiamo. Solo che prendiamo la macchina, veniamo qui al panfilo e poi ce ne torniamo a casa. E finisce la vita religiosa. È finita la vita religiosa. Ci vediamo la settimana prossima. E qua non c'è sfruttamento della potenza del Signore. È zero totale. Quindi io vi chiedo di fare un autoesame nella vita e iniziamo a sperimentare veramente, praticamente. Iniziate a condividere questi incontri che facciamo, che c'è gente che muore di fame, spiritualmente parlando, anche se materialmente è lo stesso. Condividiamo, parliamo, predichiamo a tempo e fuori di tempo. Per fare questo bisogna essere agganciati. Bisogna attingere dalla potenza. E la potenza, dice qui Paolo, dice, abbiamo letto adesso, io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza, dunamis, potenza di Dio per la salvezza. E noi dobbiamo predicare. Senza questa potenza non lo possiamo fare. Possa il Signore, fratelli, portarci alla vera adorazione, al primo amore, perché il primo amore spesso è rimasto lì nel dimenticatoio, e la società moderna è talmente luciferina, è talmente subdola, che sta spegnendo l'ardore, il furore, la passione dei credenti con delle sciocchezze. Noi non siamo tanti, ma se fossimo tutti uniti come Chiesa, faremmo una strage d'amore, una rivoluzione d'amore a San Salvo, a Vasto, a Termoli. Faremmo delle cose incredibili, ma se fossimo uniti, se attingessimo da questa superpotenza, ma se siamo sganciati, perciò io mi aspetto da voi. Il Signore si aspetta da voi che vi agganciate e che viviate un cristianesimo, e che viviamo insieme un cristianesimo autentico, vero, che noi usiamo questa vita per appoggiarci senza farci influenzare, ma ci appoggiamo a questa vita, quindi lavoriamo perché dobbiamo mangiare, è vero, ma per predicare il Vangelo. Non dimenticatelo mai, noi siamo stati salvati per servire. Altrimenti non c'è salvezza.
non perché la salvezza si ottiene col servizio, no, ma la salvezza vera scaturisce dalla salvezza vera il servizio. Amen. Dio vi benedica, ci guardi e ci faccia sperimentare appieno questa potenza che salva e che santifica. Amen. Bene, penso che dopo questo messaggio di grande esortazione che il Signore ci manda per mezzo del pastore, possiamo ora passare del tempo in preghiera. Ho incaricato alcuni di voi di pregare, ma come sempre sentitevi liberi di voler pregare. Passerà Nicola con il microfono. Grazie Signore, perché anche da oggi ci concedi la benedizione di stare qui tutti insieme e la possibilità di adorarti, di lodarti come Chiesa, Signore. Grazie per aver messo ognuno di noi nella Tua Chiesa e per essere il Tuo corpo, Signore Gesù. Ti ringraziamo per essere un Dio così infinitamente grande, pieno di amore nei nostri confronti, nonostante i nostri peccati, le nostre mancanze e le nostre debolezze. Noi sappiamo, Signore, che Tu sei il Dio d'amore, ma sei anche il Dio di giustizia. E Tu hai adempiuto tutto ciò che noi non siamo capaci di fare. Ci hai dato Tuo Figlio Gesù, Signore, e hai ideato questo piano salvifico affinché noi fossimo riconciliati con Te, Dio. Quel rapporto che si era incrinato a causa del peccato, Tu, Signore, l'hai risanato, mandando Gesù qui sulla terra. Grazie Gesù per aver manifestato la gloria di Dio Padre, grazie perché Tu hai vissuto quella vita che noi, nessuno di noi avremmo potuto vivere, e grazie per essere morto su quella croce, per aver subito tutte quelle umiliazioni e per esserti preso il carico dei peccati di ognuno di noi. Signore, noi Ti ringraziamo perché Tu hai voluto allargare la salvezza anche a noi gentili e non l'hai limitata soltanto al Tuo popolo scelto. Grazie, Signore, perché in questo tempo siamo i testimoni della Tua parola, siamo coloro che dobbiamo portare avanti il messaggio di salvezza verso tutti, Signore. Sappiamo anche che la Chiesa non sarà qui in eterno, un giorno verrà tolta via, verrà presa da Te. Noi naturalmente, Signore, aspettiamo quel momento con grande gioia, perché sappiamo che un giorno saremo con Te e finalmente vivremo nelle dimore che Tu stai preparando lassù. Però nel tempo che noi dobbiamo stare ancora qui, prima che tutto finisca e prima del Tuo giudizio, Signore, dacci la potenza attraverso il Vangelo di predicare il Tuo messaggio a tutti quelli che ci metti nel nostro cammino, Signore, a tutte le persone, affinché anche loro possano godere di tutte le benedizioni che stiamo godendo noi oggi in questo mondo e che godremo per tutta l'eternità. E, Signore, Ti vogliamo pregare per noi credenti, e per la nostra fede, che sia sempre più grande, e Ti vogliamo pregare anche per tutti coloro che hanno il velo sugli occhi, che non riescono a vedere nient'altro che le cose terrene, che non pensano la vera vita inizierà dopo di questa breve vita sulla terra. Ti preghiamo affinché noi possiamo davvero essere di esempio e che Tu possa illuminare gli occhi del nostro cuore ogni giorno e illuminare anche gli occhi dei cuori di quelli che non ancora Ti conoscono, Signore. Sappiamo che il tempo ormai è vicino e deve essere raggiunto il numero dei salvati tra noi gentili e dopo si adempirà tutto il resto, Signore. Ci saranno persone che vivranno dei momenti terribili su questa terra, ma noi, Signore, sappiamo che non dovremo viverli, perché saremo con Te e regneremo con Te e giudicheremo con Te. Ti vogliamo lodare, Signore, Ti vogliamo onorare con le nostre vite. E grazie a Tuo Figlio Gesù, che è l'unico mediatore, Signore, il nostro avvocato, ed è colui, l'unico mezzo con cui arrivare a Te. Grazie, Padre, nel nome santo Tuo, Gesù. Amen.
Signore Padre Celeste, noi ti vogliamo lodare per la potenza del Vangelo, per questa potenza che ci ha fatto nascere di nuovo, per questa potenza che ci ha dato nuova vita quando eravamo morti spiritualmente, per questa potenza che ci ha fornito il desiderio, ha creato dentro di noi quel desiderio di pentirci e di seguire te. Ti ringraziamo per questa potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, perché quella stessa potenza che risuscita la nostra vita spirituale e che ci farà risuscitare un giorno quando saremo con te per sempre, quando il nostro corpo verrà glorificato e sarà unito all'anima per sempre in tua presenza. Grazie perché questa potenza è onnipotenza, è l'onnipotenza di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e mediante questa potenza hai creato ogni cosa, hai vivificato ogni cosa e risusciterai ogni cosa. E grazie perché questa potenza è andata al di là del nostro peccato, è stata la potenza che ci ha riconciliati a te, è stata la potenza del perdono, è stata la potenza del tuo essere compassionevole verso di noi, è una compassione potente. E noi davanti a questa potenza vogliamo lodarti, ringraziarti e pregarti che questa potenza rinnovi, cambi, trasformi le nostre vite, le nostre famiglie, perché anche questa società possa essere trasformata. Ti chiediamo queste cose, Signore, chiedendoti davvero l'aiuto, perché senza questa potenza non siamo in grado di aiutare neanche i nostri figli, neanche le persone a noi vicine. Ti preghiamo di sostenerci e di guidarci, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Invito il gruppo lode, così che canteremo l'ultimo canto. Siamo giunti quasi al termine dopo questo canto. Quindi possiamo alzarci in piedi e continuare a lodare il nostro Signore. Sí.
mio cuore per sempre sarà. Gran Re dei cieli, tesor mio tu sei. Oh Gran Re dei cieli, vittoria per me, gioia del cielo di essere con te. Cuor del mio cuore, qualunque destino, sì mia visione, o sovrano divino. Ci possiamo accomodare, siamo giunti al termine di questo incontro, quindi è stato bello poter partecipare, spero che sia stato edificante, incoraggiante, l'esortazione per tutti noi. E ora passo la parola al pastore Giovanni per gli annunci. Va bene, qualche minuto ancora per qualche annuncio che può essere utile per quanti vogliono decidere di agganciarsi e servire il Signore. Ovviamente domenica prossima abbiamo il culto, ed è sempre qui, abbiamo cambiato l'orario, mi dispiace che qualcuno questa mattina si è presentato qui al Pampilo, magari ha fatto colazione sopra, non lo so, però si mangia il pomeriggio, è stato annunciato un mese fa e ogni settimana è stato detto, però mi dispiace per quanti magari vi siete presentati questa mattina qui. E quindi sì, da adesso in poi si farà alle 18, poi magari vediamo quando farà più caldo, sposteremo di qualche mezz'ora per permettere che il sole sia placato verso di noi, meno verso di noi. Vi ricordo anche che continuiamo a fare i nostri incontri nelle case, avremo una chiusura prevista per le comunità del Vangelo il 15 giugno, quindi stiamo cercando un posto dove trascorrere questo momento. Abbiamo adesso grave difficoltà perché non vogliamo sempre usufruire di Santino. Chi è che ha parlato? Campagna. Stavo dicendo questo, non vogliamo sempre. Ah, ok. Santino è d'accordo. Sì, sì, è d'accordo. Se lo dice Antonella, ricordati quello che ha detto ieri Antonella, che quando era più giovane faceva sempre male, quindi grazie, allora grazie. Quindi allora stiamo dicendo in diretta che faremo la chiusura delle comunità il 15 giugno e viene mercoledì 15, ci vediamo lì in campagna e portiamo per la cena e poi ci sarà un pensiero, canteremo, insomma, faremo delle cose insieme. Grazie, ancora grazie. Venerdì prossimo, 3 giugno, abbiamo lo studio biblico e c'è New Entry, scende in campo Angelo Marchione. Non lo sapeva? Lo sapevi? E facciamo un applauso ad Angelo, dai. Emozionati già da adesso perché venerdì sarà gremita così quella sala, eh. Ah? Per l'ospitalità. Sì, sì, giusto, giusto. Allora, anche se ormai si è conclusa, diciamo, l'incontro degli adolescenti e giovani, io invito, così come ho fatto per 20 anni, a non smettere mai di vedersi, nel senso che tutte le sere, quando inizia la stagione, finisce la scuola, ci si può incontrare per consumare un po' il lungomare di San Salvo, quello di Vasto, ma mentre si cammina e si consuma ci si può parlare, si può dialogare, si possono chiedere consigli e poi vedremo tante cose. D'accordo? Quindi il sabato quantomeno adesso si inizia a uscire, no? A stare insieme così. Vi voglio ricordare anche che sabato prossimo 4 giugno c'è la raccolta alimentare nei leader di Vasto e San Salvo, quindi anche qui vi chiedo, almeno ai volontari, di essere più volontari partecipanti a questa raccolta, anche perché
Senza queste raccolte poi avremmo difficoltà a sostenere le famiglie che abbiamo adottate e a cui predichiamo il Vangelo. Voglio ricordarvi inoltre, e questo adesso diventa una cosa molto più importante, che dal 20 giugno al 25 avremo il campo di Exchange. È più facile, Exchange. E mi aiuta a me, sinceramente aiuta a me questa pronuncia, perché ogni volta mi devo concentrare. Exchange. Allora, avremo il campo dal 20 al 25, invitate, ovviamente fate pubblicità, specialmente chi va a scuola, vostri amici, perché possiamo avere un numero più cospicuo dell'anno scorso. L'anno scorso avevamo 11, vorremmo almeno raddoppiare, che ne so, arriviamo a 22 in qualche modo, perché no? Preghiamo per questo, però adesso vi chiedo attenzione. Vi chiedo attenzione perché verranno un gruppo di americani, ecco perché si chiama Exchange, perché c'è questo scambio di cultura, di lingua, e verrà un gruppo di adolescenti accompagnato da persone adulte dall'America, e verranno qui. E saranno quante persone? 13? 13. C'è bisogno che ci siano persone che ospitano. Però l'ospitalità deve essere un po' diversa, perché non possiamo prendere un adolescente e lo mettiamo in una famiglia. L'ospitalità funzionerà così con Exchange, che un gruppo di 4, un altro gruppo di 5, altro gruppo di eccetera. Quindi io vi chiederei, chi ha la possibilità di fare questo tipo di ospitalità, di a fine incontro di venirmi a parlare, così abbiamo bisogno, perché altrimenti queste attività non si possono fare. Dovremmo far abbassare il volume dei bambini più che altro. Ah, ok. Vabbè, io non ho il volume. Chi è che sta parlando? Ah, Adam, ce l'hai a fare? Ecco perché non sentivi. Ok. Allora, quindi sto parlando dell'ospitalità ed è davvero importante farlo di vero cuore, perché non dimentichiamo che ospitare significa anche ospitare come se ospitassimo degli angeli. Poi c'è bisogno anche di aiuto. Adam, c'è bisogno di aiuto in cucina, quindi abbiamo bisogno di persone che si dispongono a fare una cosa pratica nella cucina. Abbiamo bisogno di babysitter, perché quando ci sarà le attività, chi ha i bambini piccoli e sono impegnati a fare le attività, c'è bisogno di qualcuno che tenga questi bimbi. Parlatene per favore, cercate di predisporre i vostri cuori a servire e a mettere a disposizione quanto il Signore vi ha provveduto, le case, quello che abbiamo, perché altrimenti, anche perché sempre a giugno arriveranno i One Voice. E ahimè, quest'anno non so perché, ma si sono incrociate le cose, perché questi arrivano il 19 sera, se non sbaglio, e i One Voice arrivano il 23 giugno. Quindi mentre ci sono loro, arrivano anche i One Voice. E quindi c'è bisogno proprio di allargare le nostre stanze, le nostre camere da letto, non lo so cosa dobbiamo fare. Vi dico subito che faremo dei concerti con i One Voice, faremo anche, questo ringraziamo anche i Santilli, perché la chiusura di Exchange la faremo il sabato 25 e la faremo ovviamente con tutti i ragazzi che parteciperanno, con i loro genitori, e la faremo dai Santilli, offriremo una cena, una pericena, non lo so, una cena, vabbè, poi vedremo. E mentre si farà la cena ci saranno i One Voice che suoneranno e canteranno. Meglio che cantano loro che non mangiano, meglio che cantano che non mangiano, perché sono problemi poi. No, sto scherzando, perché loro ogni tanto si siedono e mangiano pure loro. Quindi si farà una cosa nuova, questa è stata un'idea di Sean, quindi abbiamo accolto questa idea, però c'è bisogno di collaborazione anche in questo. I concerti che faremo, le serate evangelistiche che faremo il 26 a San Salvo Marina è domenica, il 27 si vanno a Lanciano, il 28 a Termoli e il 29 a Vasto Marina. Quindi
per favore non fate la salsa giusto in quei giorni, cioè, che ogni volta che c'è una cosa attività fanno la salsa, raccolgono le pesche, cioè, fate tutto ma tranne in quei giorni. Compleanni, abbiamo almeno in questa settimana abbiamo un solo compleanno che non so quanti di voi conoscono, però lo voglio dire perché è diventato un caro amico. Giorno 2 giugno è il compleanno di Roberto Curti, che probabilmente ci sta seguendo e ti saluto, che sarebbe il marito di Desiree, della coppia che io sto seguendo da Terni, che vivono a Terni. Approfitto col dire che sabato 18 giugno Roberto e Desiree si battezzeranno qui alle spalle. Non so se lo senti, però. Quindi proprio giusto alle spalle qui, di rimpetto, al Panfilo, nella spiaggia libera, faremo i battesimi. Sabato 18 giugno, non prendete appuntamenti, perché più siamo e più cantiamo, bello sarà, eh? Quindi faremo qualcosa qui a San Salvo. E a questo proposito, siccome il 2 giugno, no, notoriamente il 2 giugno è la festa della Repubblica, dal 2 giugno in poi sarà la festa della salvezza per antonomasia, per Roberto. Quindi salutiamo Roberto e Desiree e preghiamo per Desiree che non sta tanto bene. Salutiamo Mario e Sheila, purtroppo loro ci salutano, ma ahimè, sapete, Sheila apprezzano molto le telefonate o le visite che si possono fare. Continuiamo a pregare per Sheila in particolare, ma anche per Mario. Preghiamo anche per Paola, mi sembra che non sta tanto bene, non è qua. Vi salutano anche Gianluca e Sonia, i credenti della Chiesa di Firenze. Domenica scorsa eravamo lì, è stata davvero una bella esperienza per quanto eravamo lì. Preghiamo e concludiamo questi annunci con pregare per avere più conoscenza di Cristo, avere una visione spirituale maggiore, che possiamo afferrare questa potenza. Continuiamo a pregare anche per il papà di Nicola, Luigi, preghiamo per Sheila, come abbiamo detto, che possa guarire presto, e preghiamo anche per questo momento così difficile che il mondo sta vivendo. Preghiamo che il Signore ci dia l'opportunità di essere luce e sale nello stesso momento qui. Preghiamo che possiamo impattare il mondo perduto attorno a noi. Per quanti chi ci segue da casa vogliono continuare a contribuire per questa opera che facciamo qui, possono utilizzare il QR code che spunta sullo schermo del vostro cellulare o comunque sul computer o sulla TV dove vi collegate, e potete collegarvi col vostro telefonino, basta inquadrare il QR code e poi vi porta a fare la donazione. E ringraziamo quanti di voi fate questo in un modo abituale tutte le settimane. Vi ringraziamo di vero cuore. Non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi per questo tempo. Mi auguro che potete venire a parlare con me per quanto riguarda l'ospitalità, oppure a Daniele e Gloria per quanto riguarda i servizi da fare con Exchange. E quindi vi auguro una buona serata, Dio vi benedica e vi guardi. Ci vediamo presto.